Everyone Gets Lighter All riguarda la trasmissione di un codice gestuale inventato da King Caleri. Ad ogni lettera dell'alfabeto corrisponde un gesto, punteggiatura compresa. L'invenzione di questo codice e la sua applicazione sono da considerarsi come un vero e proprio rapporto coreografico. Questa performance ha due modalità di essere fruita: stare fuori ed osservarla o venire qui con me e praticarla insieme a me. Alfabeto. A. B. D. G. A. B. D. E. I. G. Ho costruito questa tavola da surf perché mi sembrava un corpo estraneo rispetto a tutto quello che potevo vedere attorno all'edificio della Finlandia, esattamente come la piscina è un corpo estraneo. Allora ho costruito un qualche cosa che potesse essere avvicinabile al concetto di acqua, ma di dimensione ovviamente mentale fuori scala. Quindi, creasse una sorta di cortocircuito visivo. Le fotografie che abbiamo prodotto dopo con questi personaggi hanno un qualche cosa di epico, qualche cosa di irraggiungibile, o perlomeno lo evocano, o tentano di evocarlo. Questo lavoro che presento è una mia idea, una mia rappresentazione di quello che sia, ma che credo sia il tempo e la musica. Ed è un disco che dura 24 ore e quindi mi sforzo ad ascoltarlo e suonarlo tutto per 24 ore di fila, sebbene 24 ore insomma sia un tempo un po' strano per la musica. Il nome che ho inventato per i miei disegni, per l'idea di disegnare, perché io diciamo siccome lavoro disegno. Poi il disegno si applica a tante cose diverse, tra le quali anche la musica. E mi piace molto l'improvvisazione come idea da estendere a un po' qualsiasi pratica. Quindi qui in Finlandia porto questa musica che cambia continuamente.